Ci sono un po' di robe da fare. Siamo live, intanto sono dimenticato di fare robe. Ok, tanto un video che è uscito un'ora fa, non ho fatto le dovute condivisioni e ora le faccio, perché ora le faccio. Io diciamo che intanto ho avviato, ora aspettiamo. Spero che non si avvii suo così a buffo. Ah no, ecco, premi un tasto qualsiasi, va benissimo. Va benissimo che mi dice di premere un tasto qualsiasi, mi va. Benone, mi sono dimenticato di togliere suoneria. Ecco, l'ho fatto. E va bene. E va bene. No, ho sbagliato una cosa, ho sbagliato, ora dovevo, perché sto prima condividendo, mamme, ok, poi non ci posso credere, eh sì, credici, abbiamo uscito oggi Outer Worlds, è uscito oggi, è ovvio che è ovvio che lo portavo, insomma, non è che. A proposito di portare, adesso faccio anche un po' di condivisioni social, giusto per condividere ovunque dove posso, diciamo, il link, ecco, di questa live. E partiamo. Ora, tempo un attimo di fare condivisione. Allora, Massimo, guarda, allora, di Outer Worlds, e poi Twitch, e poi poi Aventura, poi GDR, poi faccio F FPS, fammi senti. Oh, come? FPS. Ok, senti, va bene così, voglio iniziare. Oh, me lo devi fare spoilerare te. Vorrei provare un gioco sul gioco. Puoi iniziare a mettere play dalle. Arrivo tra 3 minuti precisi. Vabbè, ok. Allora, intanto diciamo faccio le varie con le robe social, ecco, intanto iniziamo continuo con le robe social che devo fare, anche perché, allora, cos'altro, ah, qua, sezione notizie, ok, vabbè, a fra poco allora, a fra poco Damien, intanto poco di robe, poi, fatto questo, devo fare un'altra cosa. Ok, allora sempre di questo fare altre condivisioni dove devo fare. Allora, sto facendo, dico giusto, le ultime condivisioni, così aspetto nel frattempo che arrivi qualcuno qualora dovesse essere, diciamo, interessato. Ecco, magari qualcuno arriva e vediamo un po'. Vediamo un po'. Vabbè sì, ok. L'ultima che manca è questa cosa qui. Comunque, Outer Worlds è un gioco che mi ispira. Allora, è un gioco che è chiaramente, allora, secondo me almeno, è chiaramente una risposta, diciamo, a tutti quei fan delusi di Fallout, della serie Fallout, che diciamo ci sono rimasti, come posso dire, parecchio male, ecco, con il che ci sono rimasti parecchio male con l'arrivo di Fallout 76. Ci sono rimasti male volendo avevo ragione di starci male, ecco. E il fatto
Che Fallout 76 è un gioco che è stato pensato male e riuscito peggio, quindi insomma ok, quindi e poi questo era ancora così, va bene, ok. Dicevo, erano riusciti piuttosto male, ecco, quell'avventura, quello là, quel qualcosa, ecco, che era Fallout 76. Io, come sapete, ci ho fatto una serie su Fallout 76. La serie ce l'ho fatta, ma ce l'ho fatta per un motivo, perché potevo farci una cosa divertente legato anche al momento politico di allora, al governo, Movimento 5 Stelle, col ministro un ministro Toninelli, eccetera. Ci ho potuto fare tutte queste cose, ma come posso dire, dopo il gioco per sé non è a nulla di che. Questo di fatto invece è un riferimento. Bentornato Damian. Questo di fatto invece è proprio una risposta a tutti quei fan delusi. Cioè, allora, applica, facciamo Salvini e non, ma sai che c'è, Salvini già l'ho fatto in una serie, già ho fatto Pixel Piracy. Io non so che chi farò qui, non lo so, io non ho in questo momento delle idee. Vediamo le facce, che so che capirai, difficoltà facciamo normale senza troppe cose. Allora, nostra sottotitoli dei filmati, sì. E cosa che mi ispira, potresti farti finalmente te, ma sai, non mi entusiasma la cosa di fare me, cioè io già ci sono nei comandi nel joypad, preferisco fare qualcosa di divertente, fare semplicemente me lì non è divertente. Vediamo, potrei anche fare semplicemente un personaggio inventato brutto, non lo so, comunque vediamo. Ah, qua c'è tutto l'inizio, che inizio, diciamo, questi film iniziali l'ho visto, c'è una femmina, non lo so, vediamo come viene. Ancora intanto io aumento poco qui per sentirci qualcosa, io aumento l'audio, come messo, va bene, tendo gioco mio, qualche audio troppo piano, troppo forte, ditemi, metto il PC, arriva dopo, ok, avanti. Allora, qua arriviamo, sembra buono, bene così. Qua c'è questo mino qua, che a vederlo così direi che non ha un buon rapporto col suo parrucchiere, però così sono robe. Allora, andiamo un po' assieme. Just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Va bene. Ottimo proprio. Ora, ecco. Oh, allora. Abbiamo 6 punti rimanenti. 6 punti da attribuire, insomma. Allora, fascino, temperamento. Queste sono cose che potremmo sviluppare nel corso dell'avventura, ecco. Io piuttosto andrei su quelle robe che consentono di come posso dire, di difenderci nel caso in cui le cose vanno male. Allora, ispirazione, intimidazione, no. Allora, destrezza, pistole, questo ce lo diamo, arma da fuoco lungo, questo ce lo mettiamo. Io guarderò più te in faccia che il gioco, perché devo recuperarlo. Piano Natale, spostatore a 40 euro. È possibile, sai?
possibile, magari più avanti, perché purtroppo c'è un difetto, come tutti i giochi Obsidian, diciamo, questi qua, questo tipo di giochi, è classico gioco bello, ben fatto, ma che non si compra nessuno perché fondamentalmente non è molto commerciale, ecco, è la classica cosa del genere. Quindi è possibile che presto scali di prezzo. Percezione, pistola, non mi metta. Ok, percezione. Queste sono le cose proprio di mischia a due mani. È anche un difetto che non dura tantissimo. Non lo so, ho sentito, tranne che ti ci perdi con le secondarie. Allora, io sono uno che va molto straight on the target, non sono come si perde con secondarie. C'è chi mi parla di una 15-20 ore, così 20 ore. Ma 20 ore, se sono fatte bene, sono ottime. Non è che deve essere forza 100 ore, una cosa. Cioè, se sono fatte bene, sono ottime 20 ore. Non è che sotto le 30-40 ore per forza è brutto perché è corto. Ecco, respirazione, intimidazione. No, allora ho altri due punti rimanenti. Allora, io. Allora, io aggiungerei un altro qua a percezione. Temperamento. Vabbè, fascino. Un po' di fascino ce lo diamo. 30 se metti anche un po' di stealth. Ecco qua. Lo stealth è una cosa che io un po' cerco sempre di fare. Perché comunque. Allora, abilità. Perché comunque in questi giochi del genere, anche vedi nella mia serie, per esempio, sui Far Cry, o come sto facendo anche su Breakpoint, tendo a iniziare a fare il più possibile stealth per evitare poi casini dove affrontare miliardi di nemici tutti assieme. C'è insomma più. Allora, distanza. Questo sicuramente me lo A piazzo crack shot, perché andrò cavolo. sicuramente molto di armi da fuoco. Poi mischia, visibilità, ecco, facciamo così. Ok. You could have been a goalie for a tossball team. Quindi direi va bene. Allora, attitudine. Allora, ne è un po' come possibile. Nessuna attitudine evidente. Con uno che sembra. Allora, non, la descrizione non la leggo io di mio. Ve la leggete voi. Io vado al concreto, agli effetti in game. Ecco. Bonus attitudine più una determinazione. Tecnico del servizio bevande. Più effetti bevanda. Ma vabbè. Brawler grado 0. Blocco. Che vuol dire blocco? Più. Vabbè. Cassiera subordinata, non supervisore. C'ha più una persuasione. Vabbè. Costruzione, cassa elettricista. Danni elettricità meno 3%. Questo è. Specialista operativa dei ascensori. In questo momento lo stanno mettendo a un femminile, quindi possibile che poi è da vedere, diciamo, maschile e femminile. Comunque, poi vediamo. Allora, specialista più uno schivata, chi se ne frega. Danni raggi N subiti. Tester di additivi alimentari. Gran brava. Inserviente classe servizi pulizia, danni alla corrosione subito. Mascotte della squadra di battipalla. Che forte è battipalla? Tanto scusate un attimo perché mi sa che arrivano rumori da fuori. Ecco. No, perché sennò arrivano rumori da fuori. Non per me, che io mi isolo, me ne frego, ma se arrivano a voi magari può rovinare un po' la live, insomma. Allora, medicina più uno, danni, applauso. Diciamo che tutte queste cose qua siamo più o meno sullo sticazzi andante. No, il rumore scendi. Stanno facendo lavori qua sotto, purtroppo. E quindi capita, insomma. Oppure ci sono lavori, poi ci sono saracinesche vicino, c'è cioè apre a base. Casino. Allora, io. Sempre. Vabbè. Costruzioni, io. Sono tutti sullo sti cazzi andando. Vabbè, vice chef, dai. Facciamo un vice chef, dai. Facciamo che un ex Some kind of aiutante service. di Chef Rubio.
facciamo così, ok? Dai, quando boh, si può fare. Non li ho visti i bonus, ripeto, sono tutti sullo sti cazzi andante. Quello un po' più utile, ma di mischia, ma una mano. Comunque, sesso, allora. Io c'ho un'idea. Voglio vedere di Vito cosa ha di Vito come. C'ho un'idea, scusate. Mi sta venendo un flash. Mi sta venendo un flash. Mi sta venendo un flash. Scusate. Chiedo scusa, mi sta venendo un flash perché c'ho un'idea. C'ho un'idea, c'ho. C'ho un'idea, c'ho. Allora. Scusate. Oh, allora, immagini. Ma ci sta il mostro. Ora hai preso lo chef che più non mi. Quindi vedi se puoi andare indietro. Mi piacciono le tue idee. Sì, cosa vuoi fare? Allora, vediamo. Allora, indietro. Si può. Allora, io. Ah, vuoi vedere i bonus? Vediamo. Allora, questo più uno determinazione. Che non so che cosa sia. Cioè, c'è da dire questo. Molti di questi bonus io non so che cosa siano. Allo stato attuale. Più di una determinazione. Poi. Questo dà più 3% effetti bevanda. Vabbè, ma è nativo. Burocrate dà più 1 blocco. Blocco non so che cosa sia. Devo essere sincero, non ho più pari idea di che cosa sia. Poi, cassiera subordinata non superiore. Questo dà più 1 persuasione. Che magari se uno vuole giocarsi in maniera pacifica, più una persuasione può anche essere utile. Costruzioni, casse elettriche, avvolgitrice cavo, questo dà meno 3% i danni elettricità. Cioè, quindi è una cosa molto settoriale. Io preferisco sempre dei vantaggi, magari minori, ma più. Ma sia una cosa più generale. Ingegneria più 1. Non penso andrò in ingegneria staranna, non penso, sai? Questo operaio, questo dà più 1 di schivata. Consigliamo che vado molto di stealth. Non so quanto effettivamente schiverò. Agricoltrice fa meno 3% di danni da raggi N. Io non so che sono sti raggi N, ma comunque è sempre un caso molto particolare. Tessera di questo dà più 3% effetti cibo. E anche là molto settoriale, proprio una cosa di un caso molto particolare. Io preferisco qualcosa che i cui effetti si vedano più spesso, ecco. Inserimenti qua danni meno 3% danni di corrosione. Anche qua relativo. No, sì, allora, non è che hanno tanti effetti. Sono tante alternative, queste poi ovviamente sono è normale che siano così lievi gli effetti, è l'inizio, poi il personaggio te lo costruisci, diciamo, col tempo, livellando, insomma, sviluppando il personaggio. Tanto sentite, cane di mia sorella, che hanno citofonato, tecnico, questo dà più 1 medicina, ma vabbè. Ispettivo di sicurezza, assistente, scienziato, classe A. Ma no, ma perché cagnaccio? No, è tanto bellina, cuccherina di mia sorella, tanto bellina. Poi abbaia, però vabbè, dai. Allora, io direi confermare il vice chef. Che poi è relativo, vice chef relativo, va bene. Io c'ho un'idea però, voglio vedere se trovo il viso giusto. Se trovo, mi serve un viso un po' invecchiato. Un viso. Aspetta, che però. Scusa, allora. Perché. No. Io sto vedendo un attimo le situazioni. Ah, questa va carnagione.
cosa? No, cara ragione, direi non troppo chiaro, un po' scura. Così, colore degli occhi. Aspetta, va bene. Sopracciglio, vabbè. Verticale sopracciglio. Le dimensioni, vabbè, diciamo che va bene, eh. Allora, capelli. Acconciatura, questa quasi quasi vorrebbe andare bene, ma devo vedere. Ok, no, no, forse sì, fammi vedere. No, non indovinare chi è. Ma secondo me, io non so se ci arrivi, io devo vedere se poi effettivamente come mi riuscirà, eh. No, allora, no. Forse mi sa che quella iniziale era migliore. Quella iniziale mi sa che era migliore. Quella iniziale mi sa che era migliore. Voglio vedere. No, questi non. No, un pelata non mi sembra il caso. Va bene, sì. Ok. Colore capelli. Colore mi serve un tipo biondo scuro, una cosa tipo biondo scuro, tipo castano chiaro, un castano chiaro mi serve. Serve un castano chiaro, ma questo no, fammi vedere. Castano più chiaro c'è? Un castano chiaro mi serve. Mi serve un castano chiaro. No, non voglio determinare casualmente. No. Vabbè, non mi verrà benissimo, mi sa. Non mi verrà benissimo. Però vabbè, ok. Sopracciglia peli del volto, non penso. Colore dei peli del volto non penso neanche a caratteristiche, trucco, età, età. Oh, aspetta che forse così, vediamo se, così, voglio vedere se così. Perdere il tempo che c'è, devi farla precisa. No, no, ma non è per indovinare. Poi te lo dico, se non si capisce ve lo dico io, ecco, la mia idea. Allora, questa, ok, cannagione, non è riuscita bene. Poi te lo dico io, ma non è riuscita bene, eh. Te lo dico, non è riuscita proprio benissimo. Non è riuscita bene. No, non è proprio una cantante. Ha a che fare con il mondo della musica, ma non è una cantante. In qualche modo ha a che fare con il mondo della musica, ma non è una cantante. Allora, no. Il colore capelli, non riesco a trovare il colore quello giusto perché è un colore sano. Sì, che è italiana. Sì che è italiana, italianissima, italianissima. È italianissima quello che voglio fare. Non sta riuscendo per uguale, te lo dico proprio molto sinceramente. Meno peggio, ecco. Diciamo che è fatta la meno peggio, ecco, dai. Diciamo che è fatta la meno peggio. Cicatrice, c'ha degli orecchini? No, cicatrice non ne facciamo. Allora, non lo so che origine ha lei. Aspetti, vuoi che te lo dico? Vuoi che lo dico? Dai, dimmi, se vuoi lo dico adesso. Se vuoi lo dico adesso, quello che vorrebbe essere. Quella che vorrebbe essere, vuoi te lo dico adesso. Anzi. Vabbè, tanto
intanto dovrò mettere il nome. Il nome lo devo mettere. Ah, e una cosa, considera che io... Considera che io ho 3:30 devo tassativamente staccare per andare in ufficio, quindi consiglierei di non perdere un po'. Che comunque, cioè, così, 3:30 proprio dovrò tassativamente staccare per andare in ufficio. Entro le 3:30, per forza. È una live perché ci tengo a farla, perché stasera non potrò farla, quindi la sto facendo adesso. Comunque, solo il nome. Io ci volete anche il cognome, eh? Indovinato, Damien! Hai indovinato se c'entra. Oh! Ecco fatto! Mara Maionchi! Oh! Oh, oh, oh. Se l'ha scritta... Mara Maionchi, è giusto! Mara Maionchi! Oh, e adesso abbiamo la Mara Maionchi. Non l'ho detto, non è riuscita bene, però ho fatto quello che potevo fare, diciamo. Comunque, seguente. Allora, riepilogo. Oh. Mara Maionchi vice chef. Cambia la cosa. Allora, Firenze parte Outer World Factor. Beh, bello, mi piace. Outer World Factor mi piace. Bello. Non so se lo metterò nel titolo, però mi piace Outer World Factor. Comunque, seguente, direi blocchi che devo abilitare. Ah, ma basta, non devo sbloccare più niente. A posto, andiamo. Iniziamo la partita con questo personaggio. Avanti, dai. Andiamo di Mara Maionchi su Outer World, vai. Non so se lo metterò come titolo io, effettivamente, però bello, mi piace. Avanti. Qua c'è tutta la sequenza. Ok. E ci siamo, Terra 2. Allora, qua super eccetera. Shit. Bene, ottimo, devo dire che hai messo bene. Ok. Sì. Scusi, lei che sta smanettando. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony was inexplicably knocked out of skin space and forced to complete its journey at sublight speeds. Ah. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years. Ah, così, 70 anni, tranquillo. Reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Ah, bene, ottimo. Cioè, sono bel. Oh, yes, well, not to worry. I've found your body full of a special concoction I devised. Ah, bene, ottimo. So horrifically. Per lo meno, sì? Ah. Ok, va bene. Quindi. Ah, bene, quindi devo fare io il tuo lavoro, perché praticamente tu non puoi muoverti da lì, perché altrimenti ti fanno il culo a strisce. Va bene. Ok. Sì. Ecco, a posto. Andato. Dai che ci siamo. Remember the Hope. Ma non serve Silvio Berlusconi in questa immagine.
È tipo un misto fra Silvio Berlusconi e Biscardi. È un Silvio Berlusconi con i capelli di Biscardi. Più o meno lì siamo, ecco. Is this thing working? Sì. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing stage. Hawthorne, ok. He's to be your chauffeur, so to Va speak. Not bene. to worry. I'm told he's a specialist. Dashing, Ok, slicker, one of a kind ship, that sort of Berlusca thing. di altri mondi, è fatto, sì. I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Ok. Good luck. All the colonists are counting on you. Va bene. Ok. Mana maionchi all'atterraggio! No, non salto. Oh. Bene. Va, dai. Siamo. Siamo tipo arrivato e oppala là. Ok. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not Bene, stand sì, there watching. effettivamente Hawthorne era nei Foolish. paraggi, un No po' sense troppo letting nei his ship go paraggi. to waste. Effettivamente è Hawthorne. Hawthorne won't mind you taking his È ship. Hawthorne. Better you than the No, board. Hawthorne. Not sure I trusted the fellow. No, Might have vabbè, gone io after the vado, bounty on eh. my head. Shame about the whole Bene. squashing thing. Nasty way to go. Ehi! Poi, di là. Ok, qua mi abbasso. Torno su. E mo dove devo andare però? Io scatto, ma... Ah, devo andare di là. Ok. Ok. Dai. Abbassati. Ah, mi sa che devo stare attenzione. E quelli così cosa sarebbero? Per curiosità. No, io non ci andrei. Vabbè. Via. Per favore, io vado di qua. Che so... Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ok. Vabbè, comunque abbiamo il rallenti di... Mazza, non mi faccio male. Aia. L1. Mi faccio un bongo e sono a posto. Amoni. Hey, you, come here. Sì. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stinks. Resta seduto, ve lo se riesco a ricuciti, dai. Looks like the bleeding Dai. stopped. I owe you one. Hope you don't mind me giving Però this ti little exchange for my offenderai report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside se... help. Ok, va bene, tranquillo. Come ti senti? Better, thanks to you. I might have bled Mannaggia, out là on mi si my own. blocca tutto il The tempo, qui a worst, I had Catania to è go tempo begging the brutto, boss for anche some adesso mi relief time. dispiace. We were out of control. I saw a marauder camp up in the hills. Era Thought I could take them. un'illustrazione. Then my gun misfired. Eh Right through my side. I mean, what are the odds of that, beh. right? Just barely scraped by with my Non life. la pena, sono Crawled in tracciato here and blocked off the exit dall'entrata. with those canisters. Ah, bene. Comunque, ciò, caro Deme, mi dispiace. Purtroppo penso sia un problema tuo perché. Cioè, io fotogrammi persi è zero. No, non sto perdendo fotogrammi. Io spero che ti aggiusti meglio la connessione in qualche maniera. Comunque. Succediamo alla. Allora. Cos'è sta storia di Prevoli che ci stava facendo da fuori, tenendo la caverna? È bloccato l'uscita, si è praticamente morto. Cos'è questa storia dei Predoni? Va, tanto Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed è. Vediamo, lunatics. leggimi ora di quanto sono indietro. Some hulk Ok, grounded their spacecraft vabbè. out in the open. Ora It's a ti spiego, real good allora, way to attract ora poi marauders. ti dico una cosa. See those canisters by the entrance? Leggimi Marauders ora come di quanto sniffing sono around in here, indietro. and Ok. ││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 
I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Posso farti allora. Vedi quel momento, i pedoni vengono a finire, posso fare fuori un corpo solamente, ma vabbè, ok, comunque. No, allora, il fatto è questo, mi leggerai, ascolterai le mie risposte in ritardo, perché io, per non appesantire troppo la live, ho evitato di mettere la modalità quello con la con ritardo ridotto, perché sì, ho dei mezzi buoni, ma non sono mezzi a livello dei grandi streamer, e quindi ho timore che se metto quello in ritardo ridotto mi comincia a dare problemi la trasmissione, lo streaming proprio, magari rallentamenti, fotogrammi persi, eccetera. Quindi piuttosto, per avere dare una buona qualità di live, eccetera, vabbè, evito di mettere sta cosa. Le mie risposte vi arriveranno un po' più tardi, ma perlomeno non ci sono fotogrammi persi, so tranquillo che non si perdono un po' fotogrammi. Comunque, allora, diamo qua una risposta alla Mara Maionchi. Allora, onorea migliore, dammi un tuo professore che chiede aiuto. Qualcuno ha fatto... no, gli darò la caccia per te. Ecco, qualcuno che è atterrato illegalmente siamo noi. Quindi, tanto per intenderci, Quindi, ecco, allora, secondo me, questa, la terza, sarebbe proprio una risposta alla Mara Maionchi. Alla Mara Maionchi questa. Questa sarebbe perfetta una risposta alla Mara Maionchi. Non so. Non so che ne dici. Secondo me sì. È proprio pure Mara Maionchi. Sei un idiota, dammi la pistola che o finirai per ucciderti. Dai. Yeah. You sound a lot like my lieutenant. Here, oh. Hope this gun serves you better than it did me. Appo. Che non capisco dove cliccare per mettere live in tempo di secondo. Su YouTube basta che clicchi live e subito spunti al momento dove sei. No, no, ma tranquillo, ma anche su Twitch direttamente dove sei, non c'è, su Twitch non c'è la cosa, non c'è la cosa che puoi riportare indietro a live, eccetera. Non c'è, semplicemente dove arriva lo stream tu pigli e cominci a seguire a quel momento. No, non è come YouTube che c'ha la barra che puoi portare indietro. Twitch semplicemente come arrivi in quel momento c'è la live e segui, insomma. Ripeto, io potrei mettere, come tutti i streaming sono su Twitch, potrei mettere quell'opzione di abbassare il ritardo tra quello che mando io e quello che vedete voi, però per fare questo sovraccaricherei parecchio lo streaming e magari sarebbe il rischio che c'è il rischio che, come dicevo prima, che magari lagga, si perdono fotogrammi, lo streaming, cioè, va un po' a scatti. E ho preferito evitare di mettere questa cosa in modo tale che si va avanti. Cioè, la mia risposta vi arriverà un po' più in ritardo, però qualche secondo in ritardo, però... almeno sono abbastanza tranquillo che non ci stanno problemi nello streaming, intendo, non ho fotogrammi persi, non perdo la connessione, ecco, preferisco fare così, insomma. Dovessi avere più avanti dei mezzi migliori, volentieri metto anche quello, portare, cioè, è ancora meglio se è in ritardo e meno, però è così, arrivo in ritardo a volte, la mia risposta per questo, cioè, a volte è questo, insomma. Allora, sì, stavolta l'ho detta giusta. Ok, poi di nuovo. Poi, sai qualcosa della speranza? Ok. The hope? No. Is that some sort of fancy new drug? Are you with Anti-Cleo or something? Eh? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Company policy. Vabbè, puoi dirmi dove mi trovo? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. Che Valle Smeralda. Lungacqua, certo, belli i nomi, Valle Smeralda e Lungacqua mi piacciono, sì, no. Vabbè, vado, dai. Ci sono cose da raccogliere? Questo presumo che non ti serve. Ah, si raccoglie con quadrato, va bene, io infatti raccolgo. Posso raccogliere? Vai, prendiamo tutte cose. C'è qualcos'altro qua da prendere? Robe? Tu? No. Qua una cosa c'è. Se me la fai prendere.
qua me lo prendo pure. Vorrei prenderlo. Senti, raccolgo compresse. C'è nient'altro, giusto? Qua ci sono robe? Ci sono robe da prendere? Per qualche maniera e motivo? No, vabbè, presumo devo spaccare qua. Bene. Tranquillo, sono i botti capodanno, sono tranquillo. Sì, ti sei. Allora, dilatazione tattica del tempo a causa di complicazioni rilevanti dopo un'ibernazione prolungata, il tuo cervello elabora il concetto di tempo in modo diverso. Premendo il tasto a dilatazione del tempo in modo. Allora, AR1 è dilatazione tattica del tempo. Vabbè, ok. Mantieni per continuo. Allora. Ok, a posto. Andiamo a tirarsi. Allora, quello è lì. Posso eliminarlo? Aspetta, com'era con... no. E pensavo ci fosse... vabbè, niente, ma... nello stealth mi è riuscito benissimo. Ok. Lo stealth non è stato efficace. Ok, a pozzo, poi. Ma però sono rischi di morire. Io direi. Ok. Hacking e scassinamento. Ah sì, va bene. Ok, poi ora ci penso, Tanto. Ok. Questo così, questo. C'è qualcos'altro? Raccolgo con questo. Scassino 3 secondi. Bastone. Allora, aspetta, però. Posso un attimo? No. Gestione delle armi. Prendi cura e loro cura dei tuoi nemici. Vabbè. Ok. Quindi. Nanni. Mischia una mano. Mischia due mani. Ma io uso questo. Scusa, io. La prendo a mano, ma io uso questo. Munizioni leggere, pesanti e il cazzo che ti frega. Allora, ho trovato un'arma. Oh, ma intanto non l'ho avuto quella. Aspetta che poi io bastoncini Capitan Findus. Allora, vado di qua. Molto fette fontane. Aspetta. Ok, tu non mi vedi. Tu non mi vedi. Tu non mi vedi. Tu non mi vedi. Ok. Andiamo all'altro. Dove si trova l'altro? Dove? È lassù. Un po' di gente. Aspetta. Tu sali? Tu salire? Tu sali. Come out and play. Ma si è accorto di me? Si è accorto del morto. Bene, raccolgo tutte le cose. Un tuo tua sorella! Ah. Oh! Ho sbloccato blocchi perfetti. Segui il blocco. E come si fa a fare blocco? Ah, con R2! Ok!
Vamo. Faccio ninja. Io ninja. Di qua. Qua. Ah, va bene, dai, vieni. Dica. Call on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing Ah, pad. I'd bene. slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Ah. Allora, soltanto una violazione. Ho sentito, ho trovato. Ho già avuto un paio di. Ora che fa un paio non mi hanno particolarmente colpito. Vabbè, qua di questa la Mara Maionchi. Questa è molto più amata. Yeah, of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Sì, Stretch my legs. certo, sicuramente. Immagino assegnati del no. Now, sometimes, management's real questo è duties più da cause Mara, questo benefit è più da Mara. analysis. But since I'm the Ok. acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Giusto. Bene. Ah, fate voi. È morta? È morta la tipa? È morta. Ok. Va bene. Ma il tizio, i corpi dei tizi, questo, boh, non so perché, questo, ok. Ce n'era un altro, giuro che ce n'era un altro. Ah, bene, questo. Sì, ok. Canide selvatico, questo l'ho già buttato. E tu, sciabola da sentinella. Va bene. Ah, ok. Va bene. Ops. Vabbè, ora entriamo. Oh, entriamo nella nave, che questa dovrebbe essere la nave di Hawthorne. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Vediamo. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Sì, ok. Unauthorized access of spacefaring vessels is a Va bene. crime. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Ok. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Non voglio approparmi un bel I niente. detect an elevated heart rate, indicating dishonor. Please prepare yourself for lethal deterrence. Ah, boh. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all Boeing planes in 5, 4, 3, 2, 1. Dovrebbe succedere qualcosa. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Eh sì. Questa è la nave di This Hawthorne. vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Ok. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ok. Hawthorne è morto, mi I dispiace. understand. I will require some time to process this information.
Thank you for your patience and for your honesty. Prego. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Penso aver capito. Capisco, ha bisogno che io sia il capitano, altrimenti non dovrei. Dai, questo, dai. Captain Hawthorne, I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Okay. Ingegnere 5. Dubbio che troverò un componente simile abbandonato in un garage. Vabbè. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. Okay. High capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to use it this time. Okay. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sì, Ada, ho capito, grazie. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Va bene. A posto. Quindi, allora, aumento di livello. Visualizza registro. Ok. Mantieni X per continuare. Ora, qua il registro. Miglioramenti abilità. Ogni volta sali di livello ottieni i punti abilità e puoi usare per migliorare. Vabbè, ok. Per livellare qua si sale come punti abilità. Allora, distanza, difesa, blocco, persuasione, 10 addirittura. Allora direi... questo invisibilità direi poi questo so, andiamo boh vai a posto. Si va di pistole, tanto ho capito che qua dovremmo per forza... No, no, dietro. Come si fa a confermare? Applica. No, io non voglio... Ok. Ma l'ha fatto o... Ok. Scusa. Come? Applica. Vabbè. Selezione dei personaggi. Ok. Classe 1, vantaggi, questi qua, classe 2. Allora, dettagli, regolazione, le abilità. No, allora io no, allora via, distanza, ok, poi facciamo, poi, allora c'è un po' di invisibilità, comunicazione, comando, va bene. Mi la mischia una mano a domani, vabbè, uno glielo diamo così e facciamo un altro po' in invisibilità e altri due qua. Io punto segnale, come cacchio. No, ma voglio confermare, come si conferma?
Molto segnate, segnate un po'. Oh, accetto. Oh, aree colpite. Perfetto, sì, a posto. E andiamo avanti. Oh, meno male. Allora, vantaggi, abbiamo capito, sono... Sei più in salute da quando sei fuori nella stasi. Ok. Qua non... Ah, i miei punti, questi sono i vantaggi. Va bene, ok. No. Ah, ok, ma, mamma mia, è un po' tassativa la cosa, vabbè. Ok, allora, andiamo a diario. Straniero in terra straniera, completata. Fallita, cos'è che è? No, non ho fallito niente. Missione principale. Che è questa qua? Ok, ora boh, dove devo andare? Devo uscire da lì. Ma prima voglio girarmi un attimo la nave, qua cos'è? If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 works. I suppose everything on the Fucile, Unreliable belongs to you now, Captain. che carina Officer, sta cosa, General Freeman. fucile a cane mosse. Fucile a cane mosse non è male. C'è qualcos'altro in giro da qualche parte, qualche cosa carina da prendere che può essere utile. Tu cosa sei? Mazza da battipalla. Vabbè, ok, a un certo punto. Scala? Ok. Diciamo che... Tu che sei? Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself, Rispecializzazione. right before he died. Ah, bene. Questo è per apparentemente riassegnarmi i punti qualora... The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Ah, bene. Mi chiede un regolatore If di you possess a power regulator, please insert the part into the appropriate energia. Oh, slot, which is this one. non ce l'ho, regolatore. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. C'ho questi, tutti questi dispositivi che ti stanno controllando mentre ti muovi, però tu fai finta di niente, tu ignorali, a posto, nessun problema. Qua che abbiamo? Qua. Qua non c'è niente. Io pensavo che si potesse lootare qualche cosa su questa nave. No, manco per la cespi. Cioè, o meno, qualcosa si è lootato, ma mo... These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Ok, sigillato, 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 sigillato. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Ok. Poi questa è sigillata pure, va bene, niente. Ok. Poi questa fotografia. Qua è boh, babò. Che ore sono? Sono e un quarto, va bene, direi. Usciamo fuori, vediamo fare un'altra cosetta, giusto per Salve. I'll be with you, friend. I'm Ernie. I'm the Spacer's Choice Department of Human Resources. The town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Già, le guardie e la gente nostra hanno avuto un piccolo scambio di opinioni, mentre le guardie sono completamente sparate. No. Già, vabbè, le guardie hanno avuto. Altercation, you say? Shame as that goes. Sì, diciamo lo scambio di Policy opinioni, strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Invece. Mi farebbe come il loro equipaggiamento, non ha senso spiegare una bella armatura in buono stato.
Vabbè, ok. No can do, friend. Ok, va bene. Bodies too, living or otherwise. Company policy, see? Beh, certo. You don't want to amble on over to Edgewater. Certo, mi sembra giusto. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Maramaionchi, giustamente. Be sure to stop by the Edgewater provision for a can of salt tuna. It's not the best choice, it's Spacer's choice. Ok. Un momento, voglio chiederti una cosa. You want to chew the rag? Go talk to Silas over by the cemetery. Bravo. Salve. E mo io devo andare lì. Allora. Anche qua, boom, in testa. Ma vabbè, niente. Ok. E noi dobbiamo andare di là, ci dobbiamo andare a piedi. Va bene. E ci andiamo a piedi, ok? Andiamo di qua. Aspetta, no, riparazione non mi serve, mi serve un'altra cosa. Dov'è il fucile a pompa? Allora, questo. E poi, allora, 73, 73, 73. La mia è 73, sono tutto uguale, va bene. Questo, Nanni fa 51, questo Nanni fa 36. Scusa, ma... Ecco, due la mischia, due la cosa. Allora. Aspetta. E non mi sembra massimo dell'efficienza questa cosa. Non mi è sembrato proprio il massimo dell'efficienza sta arma. Boh. Direi che qua è residente, sono tutti, sono residenti, ma sono residenti a terra, insomma, nulla, però vabbè. Mi carica per favore, va bene, e mi sa che andiamo di pistola, il fucile a pompa mi non mi sembra molto efficace. Bella luna. Capo della città. Ah, ok. Salve. Oh, hey. Where'd you come from? Vabbè, parliamoci. Non che andare a fare una campagna su queste colline, questo è il territorio dei predoni, amica mia. So qua il passaggio, la mia campagna si schianta contro le colline. Sei schiacciata da quelle colline. What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Non ho capito come ti chiami. Io sono Maramaionchi, scusate, devo farglielo dire. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that. Ah, bene. Name's Silas. Junior in humor from the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ah, famiglia, soluzioni spaziali. Ok. Con chi ho parlato per avere un regolatore di energia? Definitely not the junior in humor, that's for sure. Bene. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. Reed Thompson. He's up in the tower above the okay. Cabin. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. No. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Dipende dall'opportunità, mi sta offrendo un lavoro. Board owned and operated.
Una città aziendale. Okay. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Ah. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see. Ah, bene. Perché il fratello ha detto, beh, perché no? Perché non riscuoti... Vuoi che riscuota io? Vabbè. Four workers still haven't paid up. Ok. Phyllis, Conrad, Ludwig and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Ah, ok. Perché averti un caso speciale? He just is. Look, I don't want to get into it. Ah, ok. Make sure he pays up. C'è un'altra cosa che vorrei chiedere? Yeah. E solita a posto la sono stato a posto la The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists who got lost in the aether, never to be found again. Ain't heard that one since I was but a stripling. Ah, bene. It's terribly convincing, far as rumors go. Is there a reason you're asking? Stai dicendo che sono tutti dimenticati. Non so dicere tutto vero, ne sono prova di niente. Easy now. No need to get your hackles up. Ok. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero G brew. It's a brew that's good for what ails you. Ah, bene. Non mi se. Mi sta aspetta. Lascia stare, vabbè. Chiudiamola qui, eh? Allora. La missione principale noi ce l'abbiamo lì. Edgewood, capo della città. Andiamo. Sì, ho detto che magari avrei ritirato i soldi per lui, però vabbè. Lasciamo stare, io sono, lo sapete, sono un po'. Sono molto straight on the target, io diciamo, per quanto riguarda il gioco, vado molto sulla primaria, ecco. Resto, diciamo, di solito non ci perdo molto tempo se proprio non mi ci imbatto, ma è un po' così. Vediamo, può essere magari che ci dovrò tornare, vediamo, vediamo, eventualmente vediamo. Comunque, dove sono arrivato? Che ore sono? Sono le 3:21, mi sa che a breve 10 minuti circa dovrò staccare. Dovrò staccare perché, insomma, che devo andare al lavoro, ecco. Hai scoperto lunga acqua, va bene. Ok. Ascolto bar soluzioni spaziali. Tu? Esther Blaine? No. Non devo parlare con te. C'ho altro da fare. Ok. Saltuna Cannery. Ok. Ok. The grease monkey Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's Frazioni. Don't apologize. Just try using small words for me. Try. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me. Vabbè. Seems we've got a guest. Sì. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given a warning of your arrival, or I might have welcomed you in the gate yourself. Ma non nessuno. Mi hanno detto che dovevo parlare con te. Beh, tu, questo. I'm Reed Thompson. Ok. Outpost administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. No. Io non lavoro per soluzioni spaziali. Of course not. I don't have that kind of luck. Ah, bene. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor. Ah, bene. Quindi? La mia ambizione di preparazione sto cercando di regolare l'energia. Andiamo dritto al solito.
Abbiamo collegato e suonato la città, credo sia chi unita. I am most emphatically not keen on any such thing. Ah, bene. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another. Okay, dove posso trovare? Exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Bene. Sentiamo. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Bene. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Ok. In effetti, cosa intendi per praticamente abbandonare? I'm not sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ok. Non credo che siano. No, I do not imagine. Infatti. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. Per il loro bene, va bene. Living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Ah, ok. Dimmi cosa devo fare. In questo momento l'interesse è soltanto riaggiustare la nave. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back to town. Va bene. Come posso riconoscere Adelaide? She's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Ok. E se Adelaide non volesse tornare in città? It's not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Vedo cosa fare possibile. Told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine. And trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Non mi piace avere un po' di compagnia. È un aiuto, insomma. Ci sta sempre bene. Ecco, dai. And hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. And thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ok. Mettiamoci alla porta. Va bene. Allora, se non avevi compagni. Ora i compagni, personaggi uniscono ad avventure. I compagni sono sul fianco di combattimento e abilità migliorano. Migliorano le tue. Ah, ok. Aumenta la capacità di carico. Puoi sbloccare speciali dotti combattimento. Ok, vabbè, comunque. È meglio averli, ecco. Allora, ciò ci sta parvati, ma. Allora. Non è che c'ha bisogno. Ah, ok, questo è sempre. Allora, 100, 100, 100, le pistole fanno 100. Vabbè, le pistole fanno 100, che meraviglia, vabbè. Allora. Rottami, pinna, vabbè. A personaggio. Non ho punti di forza, cosa. Vabbè, ok, niente, vabbè. Mara Maionchi deve andare, però, vabbè. Io direi a questo punto abbiamo avuto un inizio, diciamo, abbiamo giusto iniziato questa avventura qui. Nuovi dati salvati, assolutamente salviamo.
Certo, lo so, è giusto l'inizio, eh. Non so, ne sono perfettamente cosciente, ecco. Ne sono. Salva, posso vedere? Salvato? Mara Maionchi, quando non ci tornerà? Ok. Dicevo, lo so, è giusto l'inizio. Io purtroppo devo staccare adesso perché devo andare a lavoro. Devo banalmente sbrigarmi e andare a lavoro. Boh, stasera non ci sarà live, è il motivo per cui l'ho fatto oggi pomeriggio. Vediamo se farla, riesco a farla domani o dopodomani. Domani, allora, è più probabile dopodomani che domani. Vorrei onestamente continuare Outer Worlds, cioè fare qualche giorno, intanto andare avanti a Outer Worlds per qualche giorno, poi eventualmente riprendere tutto il resto, riprendere PES col My Club e o con la carriera, riprendere Breakpoint, perché quelli non li ho abbandonati, quelli. Però che questo è arrivato adesso, mi stuzzica, mi piace, probabilmente per ora è quello su cui sarò maggiormente concentrato. Boh, detto questo, direi che possiamo salutarci qui. Da appuntamento alla prossima live. Per quanto riguarda prossima live, quanto riguarda Twitch, però c'è sempre il canale YouTube. Se volete, Valerio Cricchio, canale si chiama Porta mio nome e cognome. Valerio Cricchio, se volete, andate a vedere. Detto questo, semplicemente alla prossima.